Buongiorno da BTV News. Oggi 27 aprile è Santa Zita Vergine. Inoltre il 27 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Disegno, istituita a Londra nel 1962 dall'Associazione dei Disegnatori Professionisti del Disegno Grafico. Una giornata intera dedicata all'arte e alla creatività per promuovere il valore della comunicazione attraverso il disegno. Studi recenti dimostrano che la creatività ha effetti benefici sulla salute psicofisica e attraverso il disegno si possono rappresentare emozioni o situazioni che non si riescono a raccontare con le parole. Lo scopo principale della giornata è quello di porre l'attenzione sul disegno, la prima forma di espressione e di comunicazione umana precedente alla nascita della scrittura. Già 12.000 anni fa l'uomo incideva nella pietra scene di vita quotidiana, dalla pietra si è passati poi alle tavolette d'argilla e al papiro. In Italia la svolta si deve a Leonardo da Vinci con le sue numerose opere, ma soprattutto con il suo uomo vitruviano, che rappresenta la proporzione e la simmetria del corpo umano. Anche Raffaello e Michelangelo si dilettarono con il disegno e dai loro bozzetti nacquero opere famosissime. Il disegno grafico è considerato un potente veicolo per la trasmissione di idee, progetti e esperienze. Disegnare e colorare sono attività essenziali per lo sviluppo emotivo e relazionale.